altro giro, altra corsa, doppio appuntamento conclusivo e decisivo per il Città dei Gallipoli dei playoff nazionali di eccellenza. Dopo aver eliminato con personalità il Città dei Sassi Matera tra la Serie D e i Salentini è rimasto soltanto l'Agropoli la squadra allenata da Alessandro Carrozza giocherà domani in casa la finale d'andata contro i Campani, fischio d'inizio alle ore 16.30 al Bianco la gara di ritorno invece è fissata per domenica 18 giugno allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli Le sensazioni sono sicuramente positive. Positive, ma perché ce le siamo create noi durante il, il corso della stagione, giorno dopo giorno, in allenamento? Quindi arriviamo a queste due partite consapevoli delle nostre potenzialità e sicuramente scenderemo in campo con, con la solita cattiveria e umiltà che ci contraddistinguono. Giovane, molto interessante, Andrea Piscopiello, classe 2003 che si è trasferito a dicembre dal Maglia al Città di Gallipoli e si è ritagliato uno spazio importante nei meccanismi difensivi dei Giallorossi. Ha recuperato dell'infortunio che l'ha costretto a saltare alla semifinale di ritorno con il Città dei Sassi, ora è a disposizione per l'Agropoli. purtroppo ho dovuto saltare il ritorno, però adesso sono, sono a disposizione, domani, domani ci siamo insomma. E sì, dopo la parentesi a Maglie non, non ho avuto dubbi sinceramente ad andare al città di Gallipoli e ne conoscevo qualche compagno ne hanno parlato bene e le, le aspettative sono, si sono rispettate ho trovato un ambiente sano e soprattutto gli over sono, sono molto bravi con noi e ci fanno sentire eh, parte, del, parte del gruppo ci vorrà il miglior città di Gallipoli per battere l'agropoli e trasformare in realtà il sogno della serie D sfumato nello spareggio secco di tre settimane fa contro il Manfredonia sul neutro di Fasano Sicuramente una squadra che ha il grande valore tecnico e tattico come anche l'Ora Matera. E siamo stati bravi noi a interpretare bene le, le due semifinali. e In settimana abbiamo lavorato allo stesso modo, stessa intensità, per, per prepararci a magari a ripetere i, i risultati delle due, delle due partite precedenti. Decisiva no, ma sarà fondamentale la gara d'andata per il città di Gallipoli che domani proverà a creare i migliori presupposti in vista della partita esterna di Agropoli. Ok, la partita si sviluppa, sui, si gioca sui 180, però partiremo sicuramente forte domani per, per arrivare sereni alla, alla partita del, del 18.